Dottor Gervasi, oggi 12 ottobre 2019, una giornata importante per la Blessed Unit, sarà inaugurata la nuova sede. Quanto è fondamentale questo passo per la crescita di questa struttura? Beh, sicuramente è un passo importantissimo, perché serviva una nuova sede di logistica che è diventato il centro nevralgico della Blessed Unit. È importantissimo perché è frutto di uno sforzo collettivo di associazioni, di volontariato, prima fra tutte Cuore di Donna, che ha raccolto i fondi per poter investire su questa nuova struttura, che ha un'area estesa per diverse centinaia di metri quadrati. E chiaramente la direzione generale strategica ha accettato con favore questo nuovo insediamento. Era importante e necessario perché in questa sede logistica si decide un po' quello che è il percorso diagnostico-terapeutico delle pazienti, in quanto sono presenti le sale del meeting multidisciplinare che settimanalmente avviene e riunisce tutti gli specialisti afferenti alla Breast Unit per valutare caso per caso, singolarmente, ogni donna da sottoporre a trattamento diagnostico e quindi poi alle terapie che vengono decise. E sicuramente siamo tutti felicissimi ed emozionati di coronare questo sogno. Come è nata l'idea di una Breast Unit? Abbiamo seguito le direttive prima europee e poi nazionali recepite dalla Regione Lombardia, e quindi ci siamo allineati a quelle che erano le indicazioni specifiche. In particolare c'è però da dire che questo 2019 è l'anno in cui ricorre il decennale della nascita dell'unità di senologia, la prima unità di senologia dell'ospedale di Seriate, che ho avuto l'onore di dirigere sin dalla nascita, e che ha visto aumentare sempre di più il numero di utenti afferenti. Questo è un segno di crescente fiducia da parte della popolazione generale alla nostra struttura, perché fermo restando il numero generale, il numero complessivo di casi nella Bergamasca, circa 800 casi all'anno di nuovi tumori della mammella, abbiamo visto aumentare da 30, 40, 50 nei primi anni in cui è nata l'unità di senologia, fino ad oggi, i numeri sono nettamente aumentati. L'anno scorso abbiamo trattato circa 250 nuovi tumori della mammella, oltre a un altro centinaio di interventi eseguiti per patologia benigna mammaria. Quindi sono numeri importanti che testimoniano, come dicevo, l'aumento della fiducia da parte dell'utenza alla nostra struttura, e questo ci stimola ad avere un impegno maggiore per progredire sempre nella qualità offerta. Tra l'altro, una fiducia che viene anche da fuori regione. Mi pare di ricordare che ci sono casi che arrivano anche dal sud Italia. Sì, a seconda dei periodi registriamo dei picchi che variano dall'8 al 10% circa di pazienti che arrivano non solo da extra provincia ma anche da extra regione, in particolare dal sud Italia. E questo ci riempie di orgoglio, perché mentre una volta le uniche mete erano le famose cattedrali di Milano che conosciamo, Istituto Europeo, Istituto Tumori, per carità, centri di eccellenza, la nascita di nuove Breast Unit in Italia ha permesso una ridistribuzione della casistica, e ci auguriamo che Breast Unit come questa possano comunque nascere anche nel sud dell'Italia, dove c'è sicuramente molto bisogno. Tra l'altro, lei ha costruito un modello di Breast Unit unico in Italia. Di cosa si tratta? Qual è la particolarità? Ma l'idea della gestione di quattro ospedali poteva all'inizio spaventare, perché la nostra azienda sociosanitaria territoriale si estende in un territorio vastissimo che comprende la provincia di Bergamo, estesa nella Val Seriana e nella Val Cavallina, quindi territorio molto vasto e molto anche difficile da gestire dal punto di vista logistico. Avendo quattro ospedali ubicati
che sono Seriate, Alzano Lombardo, Piario e Lovere. Si è aggiunta recentemente anche il POT di Calcinate. Quindi una gestione del genere poteva sembrare un punto debole nell'organizzazione, in realtà la direzione è stata abile anche a trasformarlo in un punto di forza, perché il bacino di utenza è enorme e quindi laddove abbiamo risposto con un modello organizzativo valido, la popolazione ci ha promosso. In questo modo l'unicità di questa attività consiste nel fatto che c'è un team di specialisti che si sposta, quindi non lasciamo che tutti afferiscano a ingolfare l'ospedale di Seriate aumentando le liste d'attesa, ma cerchiamo di distribuire anche la lista operatoria nelle varie sale operatorie dislocate nei nostri nosocomi. E in particolare c'è un team di chirurghi generali senologi, quindi chirurghi senologi e chirurghi plastici e anatomopatologi più tecnici di patologia, che si spostano sistematicamente secondo una calendarizzazione accuratamente prestabilita e possono effettuare interventi molto complessi anche negli ospedali fra virgolette più periferici. Quindi ciò si traduce in una enorme ottimizzazione delle risorse umane, e non solo umane, ma anche in un abbattimento delle liste d'attesa, che infine rende tutto più facile alla paziente, perché le permette di operarsi in ospedale sotto casa, quindi è molto più gradito dalle nostre utenti. Un risultato efficace che però viene fuori da una grande sinergia fra lo staff medico e la direzione generale, che mi pare di capire appoggia in ogni senso questa attività. Di sicuro la dirigenza è molto attenta a quelli che sono i bisogni di implementazione di una struttura come una breast unit e è chiaro che in questo modo si cresce, e quindi il mio ringraziamento va principalmente a loro, oltre chiaramente ad essere esteso a tutti quanti entrano in questo ciclo, diciamo, decisionale, che porta poi all'implementazione di un percorso come questo. Un percorso molto complesso che viene gestito da un infermiera case manager che segue pedissequamente tutti i casi clinici singolarmente, ne conosce i bisogni di queste pazienti perché ha un contatto quotidiano con loro, e quindi questo agevola moltissimo il percorso di diagnosi e di cura. Questo percorso della breast unit è talmente piaciuto anche ad altre realtà, come per esempio l'Università di Padova, che da ormai 5 anni ci invia i suoi tirocinanti del corso di infermieri case manager proprio per apprendere come funziona un centro di senologia moderno, e questo ci rende molto orgogliosi chiaramente. 10 anni dalla nascita dell'unità di senologia, un paio di anni dalla nascita della Breast Unit, oggi l'inaugurazione della nuova sede, quale sarà il futuro? Il futuro è sicuramente nella ricerca scientifica, perché sta per nascere un nuovo progetto grazie alla Fondazione Artet, che è una prestigiosa fondazione di Bergamo, che con la sua importante presa in carico finanziare di questi progetti di ricerca che sono in embrione, ci permetteranno di sviluppare anche questo settore. Non solo, ma sicuramente verranno implementate anche altre parti della breast unit, del percorso diagnostico terapeutico della breast unit, poiché non si è mai perfetti. Quindi abbiamo proprio a tale scopo acquisito un software dedicato che ci permette di controllare continuamente gli indicatori di qualità, proprio per puntare più che sul numero di casi trattati, che è sempre importante, anche e soprattutto sulla qualità del servizio offerto. E devo dire che i riscontri con l'utenza sono sicuramente molto elevati, questo ci riempie di soddisfazione.